Le due domande che mi vengono poste maggiormente in questo periodo sono sempre le stesse. Mauro, come faccio a comprare Bitcoin? E poi quella successiva è: Mauro, ma cosa faccio una volta che ho comprato Bitcoin? Vabbè, in realtà la domanda che mi pongono più di tutti è questa qui, ragazzi. Mauro, ma tu quanti Bitcoin hai? Vabbè, questa è una cosa che non c'entra niente però con questo video, quindi non ne parliamo. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento importante che mi ha riguardato anche personalmente per tanto tanto tempo. Cosa fare con i Bitcoin che abbiamo in portafoglio? Non è una domanda assolutamente semplice e ci ho riflettuto veramente tantissimo e anche tutto il mercato delle criptovalute riflette su questo argomento veramente da un sacco di tempo. Se siete investitori come me da tantissimo tempo, sapete bene che tenere un capitale immobilizzato, una somma, una liquidità immobilizzata è il peggior investimento di tutti. In effetti potrebbe anche uscire nonno Buffett, il grande Warren, e dirci una delle sue massime: non esiste peggior investimento che la liquidità. Va bene, al di là di questo, ragazzi, il contante nel mondo degli investimenti si considera contante o liquidità tutto ciò che è assimilabile alla moneta. Bitcoin, in un certo senso, è sia uno asset, perché è vero che noi stiamo investendo su un asset, però è anche una liquidità, quindi è anche contante. Quindi noi, tenendolo fermo, andiamo contro quella che è la regola degli investitori, cioè il peggior investimento di tutti è la liquidità. Non è sempre così, ragazzi, perché dipende anche dai mercati, però effettivamente tenere il capitale immobilizzato su un asset come Bitcoin, per quanto sia un asset che cresce di valore, è sbagliato tecnicamente. E quindi andiamo a trovare cosa fare con i nostri Bitcoin una volta che li abbiamo comprati. Ok, ragazzi, bisogna anche ragionare sul fatto che usare i nostri Bitcoin per ottenerne una opportunità finanziaria significa anche spostarli dai wallet privati, e questo alza un polverone relativamente a quello che è l'argomento della sicurezza. Qui sicuramente molti puritani del rischio si stanno alzando e dicendo: dare i nostri Bitcoin a servizi che ci danno un rendimento, ma noi non li possediamo più sui nostri wallet e chiavi private, mette i nostri Bitcoin estremamente a rischio. Questo è tutto verissimo, ragazzi, però c'è anche un ragionamento da fare. Mantenere i Bitcoin sui nostri wallet purtroppo è uno spreco di risorse. In più c'è anche un problema legato al fatto che noi non facciamo funzionare questo meccanismo dei mercati legati al settore blockchain, perché se preleviamo i Bitcoin, li compriamo e li blocchiamo, in sostanza, ragazzi, li usiamo come deposito di valore, ma non diamo la possibilità a questo mercato di svilupparsi. Purtroppo è così. Siamo un po' come nel peer-to-peer, quelli che prelevano il file ma poi non lo mettono a disposizione. In ogni caso, quando andiamo a utilizzare i nostri Bitcoin per ottenerne una rendita, andiamo ad aumentare il nostro rischio sui Bitcoin detenuti, perché i servizi che andremo a utilizzare potrebbero chiudere battenti e lasciarci senza nessun Bitcoin, perché stiamo dando i nostri Bitcoin a un'altra azienda. In ogni caso, ragazzi, io, mosso da questi concetti e dilemmi, mi sono arrovellato per tanto tantissimo tempo per cercare di capire dove metto questi Bitcoin, anche se li voglio tenere in holding e non voglio farci trading. Alla fine ho deciso di usarne una parte, mentre un'altra parte, vi dico francamente, li mantengo ancora nei wallet privati perché non ho lo stomaco sufficiente per metterli in circolo. Per rendere i Bitcoin produttivi ci sono due tipi di servizi che la blockchain ci ha regalato, diciamo così, nell'ultimo anno, perché questo argomento è così delicato che tutto il settore blockchain sta lavorando per cercare di dare dei servizi con grande sicurezza, grande stabilità e rendimenti adeguati, proprio per far sì che questi Bitcoin, che anche le altre criptovalute in generale, vengano rimesse in circolo e fatte fruttare, un po' per creare
quello che è il cosiddetto effetto leva che esiste già nel settore bancario tradizionale. Ma in sostanza due sono le tipologie di possibilità che abbiamo: utilizzare dei servizi che si chiamano SeFi e utilizzare dei servizi che si chiamano DeFi. La SeFi si chiama Centralized Finance, la DeFi Decentralized Finance. Molto semplice, ragazzi. Nel primo caso utilizziamo dei servizi esterni alla rete blockchain che sono garantiti da alcune società che possiamo chiamare tranquillamente banche cripto, ragazzi, perché in effetti sono questo, e mentre nella DeFi andiamo a utilizzare la rete stessa con i nostri wallet per far rendere produttivi i bitcoin. Rendere produttivi i bitcoin, tra l'altro, significa creare una rendita passiva, crearsi una rendita sui propri capitali, sui propri bitcoin. In effetti questi servizi che andremo a trattare oggi nel video sono quelli di SeFi. Perché? Perché sono i più semplici, quelli più classici, ragazzi. Quindi vi faccio vedere quali utilizzo io e cosa ho fatto io per quanto riguarda il settore SeFi. Poi c'è tutta un'altra cosa che sto facendo sul settore DeFi. Se qualcuno di voi è interessato anche a questo argomento, scrivetemelo come sempre nei commenti. Sono servizi sui quali noi andiamo a depositare i nostri bitcoin e l'azienda, in questo caso una banca cripto, ci riconosce un rendimento giornaliero, quasi sempre giornaliero, su questi bitcoin e ce lo deposita su quel wallet. Una volta che vogliamo riprendere i nostri bitcoin da quel servizio, basta semplicemente fare l'operazione inversa di withdraw e riportarli sul wallet privato. Questo è tutto il gioco, semplicissimo. Per questo i servizi SeFi sono, in questo caso, per i neofiti e i non addetti ai lavori, magari per chi inizia, la scelta migliore. Mi sono basato su tre regole che sono secondo me importantissime. La prima regola è quella della semplicità. Vabbè, figuratevi che io non usavo questa. Essendo un trader minimalista, ragazzi, è ovvio che per me la scelta più importante era che il servizio fosse estremamente semplice, user friendly, la user experience nella interfaccia anche dell'applicazione doveva essere banalissima, facilissima, doveva essere facile il deposito dei miei bitcoin, il prelievo dei miei bitcoin. Questa è stata la regola principale, quello che mi ha portato a decidere quali servizi utilizzare. La seconda regola invece è stata ovviamente quella della sicurezza. Qual era la banca cripto che mi dava la maggiore sicurezza di stabilità? Perché il problema della sicurezza, come vi ho spiegato prima, c'è, ragazzi, ed è molto importante considerarlo. Quindi bisogna andare a scegliere quella banca cripto, ovviamente, che dà un servizio il più sicuro possibile. Ora qui andiamo a leggere sui white paper, andiamo a leggere sugli siti internet, c'è scritto attenzione, la mia banca non è sicura. Ragazzi, nessuno pubblicherebbe mai e direbbe mai questo servizio non è sicuro. Tutti diranno il mio servizio è il migliore del mondo, il più sicuro del mondo, vi do la garanzia migliore del mondo. È ovvio che sia così, quindi bisogna un po' andare a leggere anche tra le righe. Secondo me un buon modo di andare a capire quando un servizio è sicuro è andare a guardare anche come si comporta sul mercato, perché il mercato docet, ragazzi. Ma non tutti questi servizi hanno i loro token, alcuni sì, altri no. Però guardando l'altcoin, il token relativo del servizio, ci rendiamo conto di una cosa, ragazzi. State bene attenti in questo caso, perché si ci può confondere. Non bisogna guardare quando il token sale e basta. Bisogna capire che se il token del servizio in questione sta aumentando di valore, vuol dire che c'è un flusso in ingresso di nuova liquidità su questi servizi, che comunque aumenta probabilmente la stabilità di questi servizi stessi. Poi la terza regola è stata quella dei rendimenti. Avete visto l'ultima regola, un po' fuori dal coro, provare quelli che sono i servizi che vi danno i rendimenti di mercato, i rendimenti corretti, ragazzi, perché chi vi offre tanto vuol dire che c'è qualcosa sotto il tappeto, quindi non va bene. Al terzo posto, che è già sul podio in realtà, quale azienda cripto ho messo? Ho messo crypto.com, un progetto che abbiamo utilizzato tantissimo sul mio canale
negli ultimi mesi, dove ho fatto anche un super investimento sul CRO che mi ha fatto fare il 100% di rendimento, poi sono uscito in tempo perché il CRO è crollato. Però ragazzi, allora andiamo ad analizzare secondo queste regole che vi ho detto. Regola numero 1, la semplicità. Il Crypto.com è una delle aziende più semplici di tutte. Vi lascio come sempre il link in descrizione. Allora, regola numero 1, semplicità. Crypto.com è la più semplice di tutte perché entrate, hanno il bonus se prendete la carta, entrate lì, avete l'accesso subito con i Bitcoin, li potete mettere in earn facilmente, li potete prendere con la carta di credito, li potete spendere. Insomma, è un ecosistema estremamente semplice. E per quanto riguarda invece la regola numero 2, relativamente alla sicurezza, anche lì ha un buon punteggio perché comunque è un progetto in piedi da veramente tanti anni. Però c'è un però: il loro token di riferimento, come vi ho spiegato prima, è crollato, proprio andato a crollare in una maniera abnorme, troppo, secondo quello che erano anche i miei team, insomma, relativa all'analisi tecnica. E questo un po' mi ha lasciato perplesso perché, come vi ho spiegato prima, al di là della qualità del progetto, che sicuramente c'è sempre stata, non mi è piaciuto l'atteggiamento del token. Quindi la uso costantemente per quanto riguarda la mia carta, perché resta la mia carta cripto preferita. E regola numero 2, che poi quella sicurezza è molto importante, viene un po' meno proprio a causa di questo atteggiamento del token CRO. Regola numero 3, invece, per quanto riguarda il livello di rendimento, è in linea con il mercato, perché è una 6,50 su Bitcoin, che va benissimo, ragazzi. Ma ci sono dei ma anche su questo. Intanto è bloccata la somma di 25.000 CRO, che non è una grande somma visto i valori che ha raggiunto, però non è neanche poco. L'investimento deve tener conto anche dell'eventuale svalutazione di questa parte, che magari viene depositata e poi non si sa una volta che la togliamo quanto vale. Quindi un po', ragazzi, questi giochini dobbiamo tenerli in considerazione. Poi c'è l'altro problema, che è quello relativamente al vincolo, perché i Bitcoin sono bloccati per 3 mesi per avere questa percentuale. Se invece li lasciamo flessibili, la percentuale scende radicalmente al 2% e addirittura con il CRO incluso non ha assolutamente senso. Quindi ho investito pochissimo, ho lasciato pochissimi Bitcoin su questa piattaforma. Arriviamo al podio, che è poi la cosa che ci interessa: chi ha vinto? Allora, come si fa sempre nelle gare, vi dico il primo, perché se vi dico il secondo, poi il primo no, lo capite per differenza. Allora, ha vinto Nexo, ragazzi, in questo momento, secondo me, la piattaforma di SeFi più semplice da utilizzare, quella dove troviamo in tutte le regole che vi ho elencato oggi il punteggio maggiore. La seconda è invece BlockFi. I miei Bitcoin sono andati a finire su Nexo e BlockFi, divisi in percentuale più o meno 70-30, quindi 70% dei Bitcoin che ho deciso di mettere in questi servizi di SeFi sono su Nexo e il 30% sono su BlockFi. Allora, perché Nexo? Intanto, allora, Nexo in questo momento, regola numero 1, è semplicissima, proprio, ragazzi, veramente una banalità. Anche la piattaforma online, soprattutto da mobile, che secondo me è molto rilevante, è veramente molto semplice. Quindi regola numero 1 superata. Regola numero 2, relativamente al discorso security. Allora, loro hanno anche un'assicurazione, almeno così dichiarano, dal servizio BitGo, con un'assicurazione veramente importante. Non ce l'hanno gli altri servizi, quindi un po' un valore aggiunto sicuramente c'è da questo punto di vista. Ma poi, come sempre, sono andato a guardare il loro token proprietario, a vedere che cosa stava facendo. In effetti, ragazzi, è iniziato una spirale rialzista. Lo abbiamo anche tradato nella mia Academy, ragazzi. Chi vuole comunque sempre le info sulla Trading On Academy, quello che facciamo con questa compagnia di trader super advance, lo trovate in descrizione. Siamo diventati veramente tantissimi. Sono contento di questo. Abbiamo fatto una serie di nuovi servizi spettacolare. Allora, lì abbiamo tradato il token Nexo perché aveva fatto una fase rialzista. Quindi, da un punto di vista anche di gestione del token, Nexo si è comportata bene. Ovviamente, sempre gli occhi puntati, ragazzi, perché di servizi cripto parliamo, non di miracoli, è chiaro. Nel momento in cui però dovevo valutare, ho deciso che in questo caso la piattaforma mi dava un rispetto della regola numero 2 abbastanza rilevante. Regola numero 3, per quanto riguarda i rendimenti, sono anche discretamente buoni se voi utilizzate il pagamento in Nexo. Si aggiunge un 2%. Allora, ragazzi, utilizzare questa cosa sì o no? Per quanto riguarda Bitcoin, si passa dal 6%
all'8% se utilizzate il token Nexo, cioè vi fate pagare in pratica i rendimenti con il token Nexo. In questo caso io la spunta l'ho messa perché il token Nexo sta salendo, ma quello bisogna farlo guardando il grafico. Dovete essere analisti. Se il token Nexo inizia una spirale ribassista, tolgo la spunta e ritorno in Bitcoin a prendermi tutto in Bitcoin. Molto semplice, ragazzi. Questa è una mera attività di speculazione. Fin tanto che il token ha un trend rialzista, io mi faccio pagare i miei rendimenti con il loro token. Quando diventa ribassista, chiudo, vendo il token, lo ripasso in Bitcoin. E il gioco è fatto. Anche questa cosa, gli interessi vengono pagati subito su Nexo e vengono dati giorno per giorno, quindi molto semplice, sono immediatamente scambiabili. Questi sono fattori molto importanti quando si valuta il rendimento. Ed è infatti qui la differenza che sostanzialmente c'è con BlockFi, perché BlockFi, ragazzi, è una piattaforma che reputo rispettare la regola numero uno perché è semplicissima, forse anche più semplice di Nexo nell'utilizzo. Mi è piaciuto tanto anche il lato della sicurezza e quello che loro stanno implementando. Non è, secondo me, ai livelli di Nexo, però sembra una piattaforma con un'idea molto rivolta anche al discorso sicurezza. I loro reward non sono elevatissimi. Questo significa che vogliono stare nel mercato anche in maniera coerente con quelle che sono le loro potenzialità, perché secondo me in questo momento sono ancora un po' piccolini rispetto a Nexo, quindi hanno modo di crescere. Non hanno un token proprietario in questo momento, o almeno io non l'ho trovato, ragazzi, quindi sono in grado di andare a guardare quella che è l'andamento dal punto di vista di mercato. Per quanto riguarda invece la regola numero 3, il lato earning viene pagato un rendimento discreto, diciamo, per quanto riguarda i Bitcoin è circa un 6%. In questo caso però c'è un ma, e anche per questo insomma ho investito il 30% dei miei Bitcoin su questo servizio. I rendimenti vengono dati ogni mese, vengono accreditati ogni giorno, ragazzi, ma sono sbloccati ogni mese. Questo non ci consente magari di creare quella sorta di interesse composto qualora volessimo creare questo meccanismo. Però in ogni caso sicuramente è un servizio degno di nota. Bene, ragazzi, allora vi ho spiegato un po' quello che sto facendo, quindi come ho diviso e quelle che sono le aziende che sto utilizzando e anche il perché. Ci sarebbe da fare anche dei tutorial per farvi vedere un po' come avviene questo investimento. Sono sicuro che in rete ne troverete già tantissimi di tutorial, ragazzi, ma qualora qualcuno di voi volesse sapere come, dove e quando, scrivetemelo nei commenti. Magari facciamo un video di tutorial di tutte queste piattaforme. Vi lascio come sempre il link in descrizione se volete utilizzare questi servizi. Non sono tutti di REF, alcuni non hanno il REF, quindi io vi parlo in maniera sempre obiettiva sulle cose che dico, ragazzi. Anzi, il servizio Nexo non ha REF in questo caso, più obiettivo di questo non potevo essere. Sono sicuro che anche molti di voi stanno gestendo i loro Bitcoin in tanti modi disparati. E perché no? Parliamone, ragazzi, nei commenti, perché dallo scambio di queste informazioni escono le cose più belle e le cose più utili di tutti. Bene, ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video.